Morosità scontro auto lavaggio delle mani. Siamo quasi nel rush finale della Futsal Champions Cup, quantomeno per quanto riguarda la prima fase. Ovviamente è ancora presto per parlare di fasi finali. Le Morosità stanno cominciando a sentire prepotentemente odor di scudetto, ma quest'oggi il test è di quelli difficilissimi contro i vice campioni in carica di autolavaggio Daniele Melis. Cominciata la partita tra Morositas e autolavaggio Daniele Melis. Morositas in maglia nero-arancio, autolavaggio con la classica divisa color giallo fluo, ospiti vice campioni in carica che ancora sono appiccicati a un barlume, proprio un barlume di speranza scudetto, anche perché dagli altri campi questa sera non stanno arrivando risultati favorevoli ai vice campioni in carica, visto che il De Longo Legnami ha battuto lo Sgabuz, le Camelie hanno superato per 4-2 il Tacchino d'Oro, risultati che però preoccupano anche le Morositas. A questo punto c'è una bagarre per il primo posto, c'è subito intanto un'occasione per la formazione di casa con Simone Flumini, che è andato col destro senza però trovare la porta. Punizione adesso a favore dell'autolavaggio Daniele Melis, uno schema che però è riuscito malissimo. Attenzione a Pinna, che si è trovato palla lì, ha provato subito col destro, sì, non fidandosi ha sollevato sopra l'incrocio destro. Adesso seguiamo il tiro di Marongiu dalla destra, brivido persino le Morositas. Parisi affrontato da Musu e allora si ritorna nelle retrovie per Monteverde. Monteverde calza palla per Dessi, che in un fazzoletto è riuscito a realizzare un grandissimo gol, praticamente scherzando col difensore avversario, che nella circostanza era esattamente Sanna, se non vedo male, probabilmente sì, numero 22, Sanna, sì. Quindi Morositas che passa in vantaggio col gran gol di Tommaso Dessi. Raddoppio subito, ancora Morositas con Pirisi, mancino deviato dal limite destro, la palla è passata qui, Barranca poco ci poteva fare, pallone in gol alla sua destra. Morositas che adesso gestiscono in maniera molto più tranquilla il vantaggio. Attenzione, il numero di Fanti che realizza il tris, Giovanni Leonardo Fanti è passato dalla sinistra centralmente, piazzato col destro, pallone nell'angolino sinistro e si ferma il gioco perché l'autolavaggio ha chiamato un time out. Sfera recuperata soltanto in un primo momento dalla Morosità, Sorlandini con Sini che gli dice di no. Attenzione, la palla è per Pigliacampo che prova la conclusione completamente sballata, palla di parecchio sul fondo. Ora Gabriele Musu, tocca tantissimi palloni Musu, ora Orlandini, tunnel addirittura nei confronti dell'avversario, ora Fanti forse, può essere. Intanto seguiamo Pigliacampo sulla sinistra, entra in area, palla messa nel mezzo, Barranca la respinge, c'è però manca al limite dell'area, la botta, il poker delle Morositas, sassata sotto l'incrocio destro, l'autolavaggio non ce l'ha dietro oggi. Pigliacampo recupera il pallone, va a trovare Pirisi sulla corsia mancina, ancora Pirisi, arriva fino in area, la salva Barranca, non è finita, Pigliacampo, autolavaggio adesso chiuso, Pigliacampo che prova a sbrogliare la matassa e invece rinasce un contropiede dell'autolavaggio con Musu che serve Orlandini che spara alle stelle. Pigliacampo, battuta la rimessa dalla destra, il pallone è corto a beneficio di Nicola Contu, quindi Pirisi che ci prova, telefonata per Barranca che poi prova addirittura a sorprendere il portiere e ci riesce, gol dalla propria porta di Mattia Barranca che riesce dunque a ridurre le distanze, torna al gol Mattia Barranca. Musu, ancora lui, arriva la conclusione da parte di Sanna con Sini che dice di no. Attenzione, adesso il contropiede, forse su un fallo commesso dalle Morositas, da rivedere questa azione, pallone di Manca se non vedo male, per sì è proprio lui, per Pigliacampo, lato destro in area, bucato Barranca sul suo palo, punteggio di 5-1. Calcio di punizione da posizione interessante a favore dell'autolavaggio, va Orlandini, Sini quasi mettendoci la faccia, non è finita, Musu,
Palla ancora per Orlandini, bello lo scambio, ancora Musu, Sini, miracolo! E adesso, incredibile, semplicemente Sini, incredibile, veramente pazzesco. A battere il corner Pirisi, se non vedo male, adesso Orlandini, bravo a intervenire in su un pallone aereo tutt'altro che semplice da controllare. Ora Garau, pallone per Maruggio che non ha un buon controllo, piglia campo, vediamo se aspetta il compagno, lo aspetta ma si gira e va col destro insaccando sul palo di Barranca, ancora in gol Morosita, davanti micidiale la capolista. E finisce in questo momento il primo tempo, quindi si va a riposo sul parziale di Morosita 6, autoraggio 1, parziale pesantissimo per gli ospiti. Iniziato in questo momento il secondo tempo, quindi al termine del primo Morosita saldamente in vantaggio per 6-1, certamente una risposta importantissima alle vittorie maturate nella prima serata da De Lugu Legnami e da Le Camelie. Andrà Musu col mancino presumibilmente, ma il secondo palo è ben difeso da Sini, è uno schema, Musu scheggia il palo destro, non è fortunato l'autolavaggio su Monteverde, sradica palla dai piedi di Musu, l'autolavaggio è anche partito bene in questa attenzione, a pinna davanti a Sini, miracolo di Sini, incredibile. Intanto il gol, ancora Morositas, ancora Morositas con autolavaggio preso in controtempo, Flumini dalla sinistra pescato sul lato destro in aria e De Sì arrivato quasi in controtempo sul pallone, Barranca forse qui non ci ha creduto e De Sì l'ha messa col destro. Dietro di buona. Adesso manca Giovanni, manca servito da Flumini, sostanzialmente un tiro libero quasi movimento, un gol tra l'altro da fermo, gran gol quello di Giovanni Manca, a ricordare un po' come calciava in porta Giuseppe Signori, parliamo di fine anni 90. E ancora Morositas, autolavaggio che ha mollato, Flumini dal limite davanti a Barranca, piattone, pallone tra le gambe del portiere e in rete. Posizione centrale, Pilia che fa arretrare la barriera, va Flumini, pallonetto e salvataggio, è salvataggio se non vado errato di Garau. Piglia campo adesso Flumini, cerca ancora piglia campo, i due non si capiscono. Adesso però arriva Pirisi, mancino vincente, nulla da fare per Barranca, affonda praticamente l'autolavaggio sotto i colpi della capolista. Manca adesso, prova a partire da solo, regala palla, piglia campo ed è bravo stavolta Barranca a metà strada a dire di no, non è però ancora finita. Pirisi, destro, Barranca. Attenzione alla sfera per Roberto Pina, Musu è forse qui esagerato, riesce però ad accorciare le distanze. Musu, il gol della bandiera dell'autolavaggio. Musu, palla dentro per Maruggio che firma un gol d'autore col tacco sull'uscita di Sini. E finisce qui, quindi con le Morositas che non si fermano, battuto per 10-3 l'autolavaggio. Daniele Medis che con questa sconfitta probabilmente dice addio ai sogni scudetto. In compagnia di pigliacampo delle Morositas e di Pinna, patron dell'autolavaggio, nel post barretta di Morositas autolavaggio. Allora inizio, ho visto il risultato da Roberto. Allora Roby, un 10-3 che dice meno di quanto l'autolavaggio abbia fatto, perché 7 gol di distanza effettivamente io non li ho visti. Abbiamo giocato senza dubbio partite peggiori, nel senso oggi eravamo un po' decimati, abbiamo fatto il massimo, poi loro hanno giocato a mille tutta la partita, alla lunga la mancanza di qualche elemento si è sentita, però abbiamo dato il massimo, ci abbiamo provato, onore a chi c'era, dai. È mancato anche Spanenda che porta fortuna a sto punto. No, lasciamolo fuori Spanenda, no, non è vero, diciamo che abbiamo avuto alcune assenze che comunque sì, alla fine sono quelle che un po' fanno la differenza, però onore a loro che hanno giocato davvero bene
hanno meritato ovviamente la vittoria. Complimenti a Rubio, ci vediamo prossimamente, grazie a te. Andiamo adesso con Claudio. Allora, Cla, questo Morositas non si ferma più, ma quello che ho visto, quello che si è evidenziato è che mandate in gol tutta la rosa. Come fate? Abbiamo comunque recuperato Dessi, siamo riusciti comunque ad avere più risultato a livello di gol nelle ultime partite, perché comunque abbiamo un riferimento lì davanti che ci mancava dall'inizio, perché comunque è stato assente per problemi di salute, penso un 6-7 partite, forse 6, non 7. Però comunque da quando l'abbiamo recuperato riusciamo a girare meglio tutti, la squadra riesce un pochettino ad avere più, diciamo, meno pressione a livello difensivo, perché comunque tiene la squadra alta e fa girare bene tutti. Poi la qualità di andare in gol tutti l'abbiamo anche appresa quando abbiamo inserito squadra manca, che tecnicamente diciamo che è un livello superiore rispetto a tutti noi. Poi noi ci mettiamo quello che abbiamo, corsa, grinta, e cerchiamo di portare a casa il risultato. Poi anche loro hanno giocato benissimo, oggi avevano comunque dei 10 fit a livello di rosa, perché erano numerose le assenze che avevano oggi, anche di giocatori abbastanza importanti per loro, visti i risultati che hanno fatto nelle precedenti partite rispetto a questa. Poi è andata così, risultato a favore nostro, siamo tutti contenti e puntiamo in alto a vedere se rimaniamo lì sino alla fine. Senti, ultima domanda, poi chiudiamo, lo scudetto a sto punto si decide contro il Caffè del Borgo? Penso proprio di sì, quello è lo scontro diretto. Alla fine stiamo aspettando tutti quello scontro, perché penso che sia lì poi che si decida la sorte del campionato, anche perché loro sono una grande squadra e sono sicuro che sarà sicuramente un'ottima partita. Perfetto, grazie mille Claudio, buon campionato insomma, grazie.